Ma Biancaneve è una storia vera. Sappiamo tutti che dietro a ogni fiaba si nasconde un fondo di verità. Lo stesso vale per questa, pubblicata per la prima volta dai fratelli Grimm nel 1812, con il format che tutti conosciamo: la strega, la mela avvelenata, lo specchio magico, i sette nani. Tra l'altro, il primo famoso cartone animato Disney risale addirittura al 1937. Ma da dove prende spunto la fiaba di Biancaneve e cosa c'è di vero dietro questa storia? È il 1554. La contessa Margareta von Waldeck è famosa per la sua bellezza, ma ha a che fare con una matrigna molto severa, che la caccia di casa. Finisce alla corte di Maria di Ungheria, dove ha una relazione con Filippo II di Spagna, con il quale però non può sposarsi perché è protestante, mentre lui è cattolico. Le lettere spedite a suo padre parlano di una salute cagionevole e le cronache dell'epoca portano a pensare che possa essere stata avvelenata. Forse non con una mela, ma chissà. E i nani? A quanto pare il padre della ragazza possedeva delle miniere dove lavoravano bambini, da qui l'abbinamento è piuttosto facile. Margareta muore nel 1554 a soli 21 anni. Non ci è dato sapere se c'entrasse la gelosia della matrigna e non c'è alcuno specchio magico o cacciatore chiamato per prenderle il cuore in tutta questa storia. D'altronde, nel corso degli anni si sono susseguite tante versioni di Biancaneve, più o meno agghiaccianti, anche prima dell'icona Disney. Per esempio, nella versione dei Grimm, la matrigna cerca di ucciderla piantandole nella testa un pettine avvelenato e viene punita quando poi al matrimonio della nipote le viene chiesto di ballare fino allo sfinimento con indosso pantofole di ferro. In altre versioni, Biancaneve ha delle sorelle malvagie, come Cenerentola, e in una versione italiana trova rifugio non presso i sette nani, ma addirittura sulla luna. A proposito, i sette nani non avevano nomi, almeno fino al 1912, quando vennero loro assegnati durante uno spettacolo a Broadway che si basava proprio sulla favola originale. Insomma, come per tutte le grandi favole, parliamo di una storia che è profondamente cambiata nel corso degli anni e che è già stata stravolta anche prima che arrivi il film, chiacchieratissimo e con molte polemiche, che riguarda proprio l'adattamento cinematografico di Biancaneve e dei Sette Nani. Fatemi sapere se conoscevate questa curiosità, se vi piace Biancaneve e se ne avete altre da raccontarci nei commenti. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, c'è Acche Azione, attivate la campanella. Mettete mi piace a questo video e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema, film e serie TV. Al prossimo video!